Ciao e benvenuti. Nel video di oggi farò vedere come si cambia la batteria a un orologio elettronico. Farò anche la pulizia interna. Si tratta di un bellissimo Seiko Vintage del 1981, della serie A79, modello 5030. Cambiare la batteria da soli non è una cosa difficile e ci farà risparmiare qualche euro che potremo spendere in altri modi. Questo orologio monta una batteria modello SR41W, ma io monterò l'equivalente, che è la 392. Visto che lo apro, poi farò anche la pulizia interna, perché c'è un po' di polvere sotto al vetro. Per togliere la batteria, come si può vedere, c'è da svitare il fondo a vite che ha 6 incavi. Dovrò usare un attrezzo particolare. Si tratta di un apricasse a chiave a 3 punte. Comincerò togliendo il cinturino in acciaio, sia per mostrare meglio l'operazione e anche perché lo pulirò con uno spazzolino da denti. Per togliere il cinturino, faccio leva sulle molle che sono sulla cassa dell'orologio. Fate attenzione a non perderle perché saltano via molto facilmente. Per svitare il fondo uso l'apposita chiave, dopo che ho regolato la distanza delle 3 punte con le 2 rotelle che stanno sul retro. Comincio ad allentare, ecco, adesso posso finire di svitare a mano. Adesso tolgo questo anello di plastica perché voglio pulire l'interno dalla polvere. Ecco fatto, questa è la parte elettronica. Per la pulizia interna uso dei bastoncini per le orecchie imbevuti di alcol. Sembra che c'è un po' di ruggine. Usando una pezzetta, pulisco la parte interna del vetro. Uso lo spray per mandare via i residui della polvere. Il foro da cui esce il suono della sveglia è piuttosto intasato. Ricordo infatti che quando suonava si sentiva piano piano. Ecco scoperto il perché. Allora, per pulire il foro da cui esce il suono ho dovuto usare la punta di questa spilla. Con molta delicatezza ho tolto lo sporco e poi ho soffiato con lo spray. Sembra che sia in buone condizioni, per cui adesso rimetto la batteria e vedo come va. Adesso rimonto il tutto seguendo la procedura inversa. Adesso una nota. Alcuni orologi, quando si cambia la batteria, hanno bisogno che si faccia contatto all'interno tra il positivo e un punto di reset, ma non è stato il caso di questo Seiko. Ricordo che la chiave a 3 punte per svitare il fondo della cassa è regolabile con le rotelline. Adesso rimetto il cinturino. Per rimettere le molle ad espansione uso un giravite più grande di quello usato per le valle.
Il video è giunto a termine, se vi è stato utile lasciate un like e se volete essere aggiornati sulle uscite dei prossimi video iscrivetevi al canale. Ciao e al prossimo video!